In questi giorni, in varie città italiane, si è vista un tipo di manifestazione doppiamente insolita. Insolita perché i protagonisti sono gli agenti di polizia, che raramente si mettono in strada per sostenere una tesi. È insolita perché contesta un punto di vista che generalmente è considerato scontato, e cioè la bontà del reato di tortura. Ma a quanto pare questo reato di tortura, che dovrebbe essere introdotto in Italia, ed esiste anche un disegno di legge in Parlamento che lo prevede, ha una falla, ha qualcosa che non va. All'ispettore Giuseppe Falcone della Questura di Milano, che è anche rappresentante del sindacato autonomo di polizia, vorrei proprio chiedere qual è la cosa che non va in questo reato di tortura che dovrebbe essere introdotto da noi. Allora, il reato di tortura è vasto, è molto, molto complicato nel essere applicato, perché per il 99% dei casi il reato di tortura non è solo quello fisico, ma anche quello psichico. Ed è difficile dimostrare se questa persona poi dopo, dalle forze di polizia in senso generale, sia stato vessato, sia stato obbligato, sia stato, perché no, costretto. Quindi per il 99% queste sono le problematiche dell'operatore di polizia, che quotidianamente deve contrastare la criminalità in senso lato, in senso generale. Se analizziamo alcuni episodi, possiamo essere certi che il reato di tortura, seppur in senso molto specifico da parte delle forze politiche di volerlo applicare a tutti i costi, io penso che un paese democratico come quello dell'Italia non è superfluo, è un in più che bisogna calibrare bene. Oggi dimostrare che una persona è stata picchiata è facile, il corpo, i segni, è difficile dimostrare una persona che è stata vessata psicologicamente. C'è anche un problema democratico, ispettore, cioè come è possibile dimostrarlo, lei dice giustamente, e chi stabilisce in base a quale criterio quando è giusto e quando non è giusto? Bravo. Siamo quindi di fronte a un reato che può rientrare nella tipologia dei reati d'opinione, cioè a seconda del punto di vista del giudice e della situazione, lo stesso reato può essere punito in modo diverso. Ed certo, è questo che è inaccettabile. O sbagliamo noi di Libertates? No, è giusto quello che lei sta dicendo. Se io ben ricordo, una volta tanto tempo fa, prima forse che io mi arruolassi nel 1982, mi sono arruolato, c'era un detto famoso che circolava tra le forze di polizia durante il periodo del terrorismo, il periodo caldo degli anni 70, dove si diceva ad un poliziotto: meglio un buon processo che un buon funerale. Oggi la preoccupazione è, se oggi vai in un processo è difficile uscirne, è come morire. Perché non è facile dimostrare che non si è innocenti, è facile essere sostituito al servizio, è facile oggi non avere lo stipendio, è facile oggi non dimostrare la propria capacità lavorativa. I tempi sono incerti, è vero ispettore, c'è anche questo da dire, cioè la prescrizione e i tempi sono anche questi estremamente incerti. Forse mi pare di capire, se si prolungassero i termini di prescrizione, si risolverebbero già molti dei problemi, ma certo poi rimane quello della lunghezza della magistratura, sì, dei suoi ritardi. Non solo questo, c'è anche un altro problema di fondo, che la normativa probabilmente in senso generale per le forze di polizia in modo particolare è lacunosa. Se analizziamo un appartenente alla Polizia di Stato, forse è lui, Polizia di Stato, perché sono un poliziotto, vada ad incappare in quella che è la maglia della giustizia, notiamo che la persona viene indagata nell'immediato, dipende dal tipo di reato, ma per la maggiore viene sospesa dal servizio, si deve cercare un avvocato a proprie spese, poi dopo deve arrivare alle varie fasi del processo, e forse una volta che lui avrà riconosciuto una parte di innocenza o tutta, forse lo Stato gli sta vicino economicamente. Lei si immagina uno stipendio come quello di un agente di polizia, come può essere quello che è, sui 1.200-1.300 euro al mese, si immagina sospesa al servizio con pagare le parcelle dei nostri avvocati. Allora questo è il fatto. Se poi lei analizza, sembra puerile quello che sto dicendo, però il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è depenalizzato.
il reato di pubblico è stato depenalizzato, cioè derubricato a querela di parte. Quindi io, che rappresento lo Stato, si immagini, devo querelare la persona perché mi ha offeso dicendo poliziotto di M. Ma non è normale una cosa del genere. Però invece verrò immediatamente sospeso dal servizio quando qualcuno dirà: ah, il poliziotto mi costringeva a dire dove stava la droga, mi ha costretto mentalmente a dirmi dove stava la droga. Lei si immagina quanti poliziotti rischieranno una cosa di questo tipo? Certamente, però oltre alle vostre giuste istanze di parte c'è un problema che riguarda, mi pare, la sicurezza dei cittadini, cioè c'è il rischio che il poliziotto, di fronte alla possibilità di essere accusato di sevizia psicologica, un reato di tortura, desista dall'intervenire e il cittadino non è più tutelato. È così. Se per il 99% oggi si rischia di essere denunciato per omissioni di atti d'ufficio, perché questo succederà, perché nel momento in cui qualcuno mi riconosce e dirà quello è il poliziotto, io posso essere denunciato per omissioni di atti d'ufficio, però dall'altro lato il reato è meno grave di quello di tortura. Allora quindi a me conviene essere denunciato per omissioni di atti d'ufficio che piuttosto che essere denunciato per un'altra cosa. Quindi questa tesi, cioè il sostegno al reato di tortura, che viene dalla Corte di Giustizia Europea, se non sbaglio, sì. Ecco, e su che cosa si basa? Su un punto di vista puramente ideologico, quindi? Solo ideologico, dal nostro punto di vista solo ideologico, perché lei è un italiano alla mia pari, lei ritiene che il nostro Stato abbia condizioni di tipo, non lo so, cileno, di una volta, o Ceausescu, il periodo della Romania? Lei pensa che in Italia abbiamo queste problematiche? Il discorso della Diaz, che da lì è nato il tutto, probabilmente non può esserci stato qualche reato commesso da qualcuno più in alto e che probabilmente poi è stato a pioggia ricaduto su ordini ben precisi, sbagliati? Certamente, questa infatti è la posizione di Libertates, cioè il capo della polizia è sempre responsabile in prima persona. Certo. Di quello un poliziotto verrà sospeso dal servizio, un poliziotto dovrà pagare i propri avvocati e il capo dirà che non sapeva. E qualcun altro può diventare, perché no, presidente di qualche Confindustria, presidente non so, di qualche grande... C'è qualcosa che non funziona. Certo. E invece esistono già, se ho ben capito, dei reati che potrebbero perfettamente essere richiamati senza andare a cercare un presunto reato di tortura. Guardi, la violenza privata, sequestro di persona, guardi, motivi abietti. Quello che non manca sono lo sviluppo del codice penale all'interno, come articolare il nostro codice penale, seppur vecchio, come si suol dire, il periodo fascista e altre cose del genere, però articolato bene, con tutte le problematiche, e poi negli anni è stato ampliato. Mi permetta allora una battuta molto italiana. Un tempo si diceva: quando non si vuole risolvere un problema in Parlamento si crea una nuova commissione. In questo caso forse quando si vuole non risolvere un problema si fa una nuova legge. Ce ne sono tante. Probabilmente è questa, quella che lei sta dicendo. Certo, nel profondo del nostro io le posso assicurare che c'è uno sconforto in questo. Noi come sindacato autonomo di polizia abbiamo cavalcato, tra virgolette, questa onda d'urto nei confronti dei nostri colleghi e contro noi stessi, perché noi, a differenza forse di qualcun altro, noi siamo sindacalisti in attività di servizio, noi lavoriamo alla pari di tutti quanti, però le posso assicurare che questo per noi è deleterio, però mentalmente, psicologicamente, lei si immagini che il 99% di quelli che noi abbiamo contatti quotidiani abbiamo persone che volutamente, artemente, falsificano le loro dichiarazioni al momento opportuno. Io non dico che siamo santi, assolutamente, perché pecore nere ce ne sono. Io dico però generalizzare è brutto, e questo vuol dire generalizzare. Il fatto che tutti hanno sotto gli occhi sono gli incidenti avvenuti non molto tempo fa a Milano con scontri e varie manifestazioni violente. Certo. Ecco, questo episodio e quegli episodi sono stati anche per voi in qualche modo un ulteriore motivo per protestare contro questa proposta di introduzione di reato di tortura. È così? Sì, esatto. Guardi, la cosa che mi viene in mente adesso è tutti decantano in Francia, in Germania, in Inghilterra,
hanno il numero di identificativi poliziotti, hanno questo, hanno quello. Però poco fa le ho detto che il reato di querela, oltraggio a pubblico ufficiale, in senso generale, compreso il pubblico impiegato dietro lo sportello, è querela di parte. Lei si immagini che vada a oltraggiare un Bobby inglese, oppure vada a fare un reato, tra virgolette, contro le autorità di polizia di quei paesi democratici alla pari dell'Italia. Vada a vedere qual è la pena che rischia un soggetto che faccia un reato di questo tipo. Lei si immagini, vada a fare dimostrazione, come l'hanno fatto qua a Milano o non so, ovunque, lei vada a vedere il reato, quello commesso dai singoli durante le manifestazioni, volto coperto, sprang, pittura rossa, non so quant'altro, biglie, vada a vedere, qualcuno viene trovato in possesso di questo, cosa succede? Il giorno dopo trovano l'avvocato in gamba che lo fa uscire? Sì, ma intanto però rischia anni di galera. Invece noi in Italia l'unico che rischia è l'operatore di polizia che viene identificato perché probabilmente in un momento di sconforto, sbagliando, ha oltraggiato il civile, ha in poche parole fatto qualcosa contro le autorità civili. Questo è il problema, cioè bisogna avere lo stesso peso, la stessa misura, non secondo i momenti, secondo le occasioni, e non secondo la Corte Europea il reato di tortura deve essere applicato in Italia. Ma scusi, ma chi vive la Corte Europea in Italia? Ci viviamo noi. Quando, ripeto, il reato di querela io devo denunciare e mettere un avvocato, un cittadino che dice poliziotto di M. Non mica offeso Falcone Giuseppe, offeso il poliziotto. La battaglia d'opinione liberale è chiaramente contro questo reato di tortura. Ci sono altri passi concreti che dovrebbero essere fatti nell'immediato futuro, oppure è sufficiente questo tipo di campagna che in fondo anche noi stiamo facendo in questo momento? Guardi, la campagna questa qua è ottima, anzi c'è il nostro segretario generale Tonelli che devo dire che ha identificato questa battaglia come punto cardine per il futuro sindacale, dal nostro sindacato. Molto bene, allora noi siamo come Libertates al vostro fianco, e anche perché noi, per il nostro primo valore, la libertà, ma la libertà senza la sicurezza non può esistere. Certo.